da Remo e Andrea. Sì. Siamo a Cassino con la Sky Experience. Com'è volare a Milano? Bellissimo. Esperienza stupenda, sì. Puoi girarla dove vuoi la telecamera. Sì. Così nel video si vede che ho paura. Vedi adesso, intanto lei comunque rimane qui. Col mare dovrebbe essere un spettacolare. Col mare vedi il mare di fronte, le isole, ma vedi, guarda, è un pochino come, cioè, diciamo, quello che ti avevo detto prima, no? Che praticamente come funziona? Funziona che tu, diciamo che questo massiccio è uno scoglio, no? Devi immaginare che qui ci sbatte l'acqua, che è l'aria, perché arriva, perché qui tira sull'aria e poi dalla piana entra. Allora, a quest'ora l'aria è abbastanza forte. Entrando, io adesso ho perso un po' di quota, vedi, abbiamo perso un po' di quota. Ora ti faccio vedere che piano piano, tornando lì, attaccati al portone, cominciamo a risalire. Per capire proprio la dinamica della salita e della discesa, vedi? Quando sei lontano tende a scendere, quando sei vicino tende a salire. Senti come acceleriamo verso la montagna, perché proprio è l'aria che ci spinge. Allora, adesso dai gabbro. Così la rallento, perché adesso perché l'ho rallentata? L'ho rallentata perché noi stiamo a favore di vento. E allora, se stiamo a favore di vento, il vento va in viaggio a 30 all'ora e la nostra velocità vuol dire che noi andiamo addosso alla montagna a 60. Cioè si sommano, no? Se ti dovesse venire da vomitare, dimmelo, sì, che tu vomiti a destra e io vomito a sinistra. Ok, per ora sembra che sembra che reggo. No, meno male. Adesso mo ci accostiamo qui, no? Al costone. Vedrai che qualche bottarella la prendiamo al costone, però sono tutte cose abbastanza gestibili, cioè nel senso che comunque l'aria, a meno che non è proprio al traverso, ci fa salire adesso, perché comunque si innesca la termodinamica. La termodinamica è il mix tra aria calda che sale e l'aria che viene spinta sopra la montagna. Eccola, vedi, questa è la termodinamica, vedi? Quando troviamo la termodinamica incominciamo a girarla e la giriamo contro la direzione del vento, quella che ci immaginiamo che è questa, perché il vento arrivava un pochino da destra, no? La mettiamo le bocche a destra, vedi? Adesso praticamente andando avanti, qui, andando avanti, si sale, vedi? Praticamente io non faccio niente, sto sopra la strada e salgo. Anzi, a un certo punto lascerò, cioè devo soltanto mantenere il beccheggio e il rollio, vedi? Con i freni cerco di mantenerla ferma la vela, no? E piano piano lei sale. Allora, il segreto è proprio quello di mantenere beccheggio e rollio. Ovviamente il beccheggio e il rollio lo devi mantenere, però devi anche, come dire, assecondare i movimenti del vento, no? Certo. Vedi, adesso qui questo tornante genera parecchia termica e allora mi tira su più forte. Allora, io adesso un pochino sono salito, ora per prendere un po' meno turbolenza faccio un giro a favore di vento qua, torno lì dove c'è il tornante, quello lì, diciamo, dove gira, e vedrai che lì si sale anche a favore di vento. Salgo, vedi, quando salgo la lascio frenata comunque, vedi? Vedi quanto ci spinge, guarda sì. Quanto siamo tornati davanti al tornante, c'è un po' d'aria ovviamente. Vedi, adesso ho tirato tutti i freni, tirando tutti i freni lei si è un pochino seduta. Adesso è il tornante che ci tira, Sì. Aspetta, adesso praticamente dal suo tornante si formano dei mulinelli di aria. Questi mulinelli di aria fanno sì che la vela sale, però sale, ecco, in condizioni un po' abbastanza allegre, no?
guarda quello che sta a salire là, sì, sull'atterraggio. Ora la riporto fuori perché è bello turbolento, cioè considera, sì, che, cioè, la situazione è bella maschia, diciamo, maschia per me, tu sei incosciente, sì, però in questo caso io so, sei abbastanza maschia. Sto in balia in balia del vento, degli eventi. Ora ce ne andiamo fuori e poi tranquillo al cibo. Tanto la pianura comunque scalda. Il problema adesso è il vento, capito? Il vento che a quest'ora è bello questo. Se vieni qua sali, con il mio amico lì sta cercando di salire, però sta sì, perché arrivati a una certa quota, cioè sotto, non sali più, capito? Scendi e basta, invece ti riaccosti al costone e cerchi di salire. Adesso sto venendo in atterraggio che qui si balla un po', che c'è parecchio vento, capito? Guarda, sta scendendo Sergio con le due cose, non ti preoccupare, chiede a lui, ok? D'accordo, va bene, ciao. Come stai, Andrea? Abbastanza bene, le turbulenze un po' le accuso, eh. Guarda, è la condizione veramente top, cioè sei uscito nel top e meno male che mi avevi detto no, portami in un momento tranquillo. Allora, questo è un momento turbolento. Però diciamo che tieni bene, cioè non sei andato nel panico, cioè la gente mi dice scendi. Allora, mo ti faccio vedere una cosa, così stai tranquillo, guarda. Vai. Qui ci abbiamo queste due cose, vedi? Sì. Io le tiro giù, eh, e lei praticamente si chiude e scende, vedi? Ah, ok. Perciò il vento non lo sente più. E questa è una prima manovra di discesa. Poi, adesso mo le riapro, ok? Le riapro, mollo un pochino l'ala. Mo ti faccio sentire un po' di accelerazione. Se ti dà fastidio, vai. Se ti dà fastidio un pochino. Adesso facciamo prima un po' di altalena. Così. Questo mi dà fastidissimo. Sì? Mamma mia. Mi dà fastidio questo? Sì, questo da morire. Pizzica. L'artalena da morire. L'artalena. Guarda, questa considera che certe volte ci troviamo la vela sotto i piedi. No. Perché quando noi scendiamo rapidamente, inneschiamo una manovra che si chiama vite stabile accelerata. Ok. Che cosa succede? Che il tuo carico alare, il tuo peso, aumenta tanto. E allora il parapendio, mettendo le bocche della vela giù, scende di brutto, capito? Madonna, l'artalena mi dà fastidio da morire. Oh. E invece i giri? I giri che se, cioè se incomincio a fare questo, guarda, questo ti dà fastidio? Ti dà fastidio questo? Guarda, de questo parte, eh? De meno. Ti dà fastidio? Oh. Va. Eh? Poi dopo ovviamente, ecco, la riprendo. E poi questo adesso è molto più stabile. Questo de meno dell'altalena. No, l'altalena sì, perché dà fastidio un parecchio. Ok, allora giù non c'è di questo vento. Ora facciamo una cosa. Intanto salutiamo, ciao ragazzi. Ciao. La telecamera, così vengo qua, ci sta in mezzo al cittadino.